tutti, oggi siamo qui con Gianni Coda, anni al fianco di Sergio Marchionne, tanti voli Torino-Detroit e Detroit-Torino, uno noto perché è uno dei tre della vecchia guardia, è rimasto comunque al fianco di Sergio Marchionne in quegli anni, capo degli acquisti globali di FCA. Inizierei chiedendole chi è stato per lei Sergio Marchionne, se può raccontarci un breve aneddoto, un ricordo che ricorda come particolarmente significativo. Ma è uno semplice che però dà l'idea dell'uomo. Io ricordo che avevamo fatto un meeting un venerdì sera e avevamo finito verso le 9, così dice: domani riprendiamo alle 9. Allora, riprendiamo alle 9, andiamo a casa. Poi io, che sono solito svegliarmi molto presto, alle 6, guardo il telefono, prima cosa che guardo, era arrivato un messaggio di Marchionne alle 3, in cui dice: anticipiamo di un'ora. Vabbè, alle 8, alle 6, c'è tutto il tempo. Arrivo e dico: vedi, Sergio, sono qua. E mi fa: sì, però tu alle 3 di notte non mi hai risposto. E questo è molto significativa, questa roba qua. Dà già l'idea di quello che, sai, si aspetta, no, dalle persone, quindi in quella crisi drammatica in cui eravamo quando lui arrivò, no? Nel 2004 era. Difatti lui disse nel 2004, dice: la Fiat è sull'orlo del fallimento, no? Può essere venduta alle banche, allo Stato, fallire, insomma tutte queste cose qua. E lui si prese questo incarico non da ridere, perché fu una sfida molto, ma lui amava le sfide, quindi era un uomo che amava le sfide. Proprio dal 2004 che ho appena citato, partire per la seconda domanda, perché è il primo punto di metodo che poi spieghiamo nella mostra, quello della responsabilità. Cioè, quando Sergio Marchionne accetta l'incarico come amministratore delegato di Fiat, si può parlare comunque di un gesto di responsabilità. Cioè, lui raccontava come tutti glielo sconsigliarono, eccetto un amico patito di Alfa Romeo, e disse: non si dice mai di no a un'istituzione, qualcosa del genere. E appunto, cosa ci può dire di quel periodo del 2004 di cui si sa magari meno, e appunto se si può parlare di gesto di responsabilità da parte di Sergio Marchionne? Ma certo, la responsabilità è una sfida, perché poi è diventata una sfida, responsabile, perché lui amava le sfide, no? Il suo curriculum passato, anzi il più recente prima di questo incarico era stato all'SGS, no? In Svizzera, no? Sapete, c'è società di certificazione che andava molto male alcuni anni prima, e in cui la famiglia Agnelli aveva una partecipazione importante in questa società. Chiamarono lui, che arrivava dall'Alu Suisse, prima aveva gestito l'Alu Suisse, e quindi in Svizzera era ben noto, ma anche in campo internazionale era abbastanza ben, insomma, aveva un potere, non dico un potere, ma una conoscenza presso le banche, Goldman Sachs piuttosto che le altre, che puntavano sull'uomo. E comunque ribaltò tutta la SGS, la portò positiva nel giro di 2 anni, ricordo, questo me lo racconto lui, nel giro di 2 anni, e grazie a questo la famiglia lo mise nel consiglio di amministrazione Fiat, no? E quindi una persona quindi che poteva avere valore in futuro anche per la Fiat. E così da semplice consigliere di amministrazione diventò poi il numero uno del gruppo, quando gli chiesero di occuparsi della Fiat, insomma, ecco. Per cui, la sfida l'accettò con responsabilità, perché non era, da quel punto di vista, non è che uno si butta, eccetera, perché ovviamente fece quello che, secondo me, all'inizio, quello che secondo me è quello, la cosa più giusta da fare in situazioni di questo genere, quando tu entri in un'azienda in crisi totale. Io ricordo che in uno degli incontri che Fiat faceva dei dirigenti con agente esterna, venne Jack Welch, quello della General Electric, e lui aveva preso anche una società che era proprio in disruption, e la rifece, dice: ricordatevi bene una cosa, che per mettere a posto un'azienda che è in crisi, la prima cosa che dovete fare è mettere una bomba nell'headquarter. Così disse: fate saltare l'headquarter e ricominciate. Questo me lo ricordo, dice quel, dice questo nel 97-98. E lui più o meno fece poi le stesse cose, no? Con senso di responsabilità, perché dice: io devo salvarla questa azienda, devo salvare, purtroppo
nei salvataggi qualcuno ci va di mezzo, ma non ci piove. E lui fece questo, insomma. Anche perché un'azienda come la Fiat, che era, aveva, cioè, in aziende che hanno più di 100 anni, eccetera, se tu non le rinnovi, si incancrenizza in certe situazioni, no? E perché abbiamo sempre fatto così, vai avanti così, fai tante cose che magari non servono all'azienda, però le hai create nel tempo e te le porti dietro, no? Come pesi, no? Che non servono a nulla. E uno, mi ricordo, una prima cosa che fece quando venne all'auto, fece tutto l'elenco di società, di cose che avevano, tutte, una per una, mi ricordo, tra sabato e domenica, si dice: questa cosa ne facciamo, la vendiamo, facciamo questo e questo. Cioè, pulì, bisogna pulire, non c'è niente da fare, prima devi pulire. Pulire la situazione, ovviamente guardando una strategia dove vuoi arrivare, perché poi dalla fine, però questo ti serve per poter partire. Chiaro. Sergio Marchionne ha da subito avuto un approccio al potere e dal lavoro molto particolare, quindi vorrei se ci può raccontare appunto la gestione della leadership di Sergio Marchionne. Ma lui ha appunto la leadership, mi ricordo che all'inizio lui ci faceva degli incontri al Transmontana, si radunava in Svizzera 2 giorni, sabato e domenica normalmente, e si puntava su tutti gli argomenti possibili, eravamo una quindicina di persone, 18 non mi ricordo più, comunque. E si passava in rassegna tutti i temi più specifici da un punto di vista più strategico, se vogliamo, non proprio operativo, strategico. E uno dei punti che lui intendeva come operativo era la leadership. Lui puntò molto sulla leadership, perché se tu non hai delle persone che ti seguono, e in una leadership come vuole lui, che si prende anche loro stessi la responsabilità di quello che devono portare avanti, no? E quindi il cambiamento, leadership, changing people, no, perché poi, no, leading change, e mi ricordo che quando tu venivi valutato alla fine dell'anno per gli obiettivi che dovevi raggiungere, su una parte c'erano gli obiettivi veri e propri di business, che avevi, e dall'altra c'era la performance della leadership, no, e che quindi lui le valutava, e lui valutava fino agli N-2, quindi passava in rassegna, no? Insieme a te, per esempio, con me passava tutti i miei di primo livello mio, per esempio, e uno per uno voleva sapere, e spendeva 2-3 giorni, che sono tanti per lui, a passare in rassegna tutte le persone fino agli N-2, e puntava molto sulla leadership, che valore dava la leadership, cioè la leadership poi era importante, anche nella scelta delle persone è stata fondamentale, no? Perché quando lui ha cambiato, come diceva lei prima, che eravamo rimasti in 3, nella vecchia guardia, io, Monferrino e come si chiama, quello del personale, Are Baudengo, no? Praticamente rimanemmo noi, ecco, della vecchia guardia, nel senso che avevamo anni alle spalle di Fiat. Io sono stato in Fiat, era il 79, entrai in Fiat alla Texit come semplice ragazzo di acquisto, insomma, mi occupavo di acquisto. E poi, però lui fece una scelta e disse, e la responsabilità era totale, perché poi non è che lui entrasse poi in argomento specifico, tu avevi gli obiettivi, le tue cose, se puoi portare avanti non le sapevi portare avanti, punto. Quindi delegava molto, e come tu chiedeva a noi stessi di delegare ai nostri, che invece una volta la cultura Fiat era molto più piramidale, no? Molto. Invece lui no, lui sconvolse, perché quando rifece la squadra, molti giovani che erano in posizioni più basse li portò subito in alto, no? Li valutò invece, e quindi fece un cambiamento totale delle linee, no? di tutti i settori, perché allora erano tutti i settori. Poi fece la strategia di fare da una parte l'auto e dall'altra tutto il resto, l'industrial, no? E quindi cioè, aveva le idee molto chiare su queste cose qua. Dove voleva arrivare? Voleva arrivare dove sapeva benissimo che se tu non hai volumi di auto, parliamo di auto, no? Volumi importanti, non ce la fai, perché tu quando devi investire per una macchina nuova, normalmente 1 miliardo di euro, grosso modo, adesso poi ce ne può essere 800 o 1200, però quello che spendi, poi se fai 50.000 macchine non ti paghi gli investimenti che hai fatto, mai, quindi hai bisogno di volumi, perché, e allora già lui stesso all'inizio disse, io mi ricordo in una riunione che eravamo in 4 o 5, disse,
qui da soli non ce la facciamo, nel senso che dobbiamo, il futuro sarà l'aggregazione, quindi già lo vedeva all'epoca, 2004-2005, il futuro era aggregare le aziende per fare volumi, la massa, che era fondamentale. E poi arrivò la Chrysler e tutte queste cose qui che poi sappiamo benissimo. Ha già un po' risposto, ma chiedo comunque questa cosa, nel senso che molti lo hanno seguito in capo al mondo, rinunciando a tante cose, mentre altri lo hanno abbandonato, no? E il titolo del meeting di quest'anno è Il coraggio di dire io. E a ben vedere l'audacia di dire io porta con sé inevitabilmente anche contraddizioni ed errori. Quindi, essendo un tema delicato, sarebbe utile un punto di vista interno come il suo per analizzare questo metodo Marchionne, questo dire io a volte anche dirompente. Direi io nel senso di responsabilità, certo, ma è per quello che dicevo, alcuni l'hanno seguito, altri no, perché, ed è così, perché o se te la sentivi di fare, perché voleva dire, lui diceva 24-7, no? 24 ore, 7 giorni alla settimana, no? Era come vi dicevo prima, la velocità, se tu sei indietro rispetto agli altri o vai molto più veloce li raggiungi o se no rimani sempre indietro. Per cui ti dovevi dedicare totalmente a quello che era veramente l'incarico che avevi avuto da lui. Quindi io me la sento, alcuni non se la sono sentita, perché non se la sentivano di fare una vita abbastanza difficile per un certo periodo. Poi aveva anche dei momenti in cui dice adesso vi prendete tutti una settimana, buttate via il telefono e andate in ferie una settimana. Vabbè, rare, non è che capitasse così sovente, però. Arrivava anche a questo, no? Capiva che quando arrivavi a uno stress totale, dice no, dai, pigliati una settimana, butta il telefono, io non ti chiamo, vai. No, insomma. La responsabilità è importante, te la devi sentire, è chiaro che poi devi sacrificare tante cose, evidentemente. Poi, giusto o sbagliato, uno bilancio lo fa alla fine. E dato che l'ha citato, se ha voglia di riraccontarci due insegnamenti che gli ha fatto Sergio, che gli ha detto Sergio Marchionne all'inizio, in quei due esempi. Qual è quello che... Quelli che ci ha spiegato prima della disruption. Certo, no, erano due esempi che quando lei dice io devo. Questa è un'azienda che è in uno stato fallimentare, perché era così. Allora noi dobbiamo cambiare, non si può andare avanti così, è impossibile. No? Quindi bisogna fare questa disruption creativa, chiamiamola creative disruption, nel senso di dire buttare giù il vecchio, ricostruire il nuovo, ma non solo puoi portarlo avanti così, anche il nuovo poi devi cambiarlo di nuovo, perché non può andare nel tempo, perché il mondo cambia così velocemente che tu ti devi adeguare, quindi devi seguire queste cose qua. Una cosa che hai costruito magari la devi buttare giù un anno dopo, perché il mondo fuori, l'esterno, la competizione, eccetera, non ti permette di andare avanti così, quindi devi cambiare. E la velocità era quella che le dicevo prima, la velocità di fare le cose e la responsabilità di prendere. Tu devi decidere, diceva sempre, tu non puoi, tu hai gli obiettivi. Nell'ambito di questi obiettivi la decisione è tua, la devi prendere. Poi puoi andare, qualche volta va bene, qualche volta male, non sempre va dritto. Però poi correggi, ti devi fare la squadra giusta, devi anche tu stesso, no? E quindi devi fare. Non è così semplice, eh? Adesso detto così è facile, perché in pratica non è proprio così, però c'è una sua valenza. Chiaro, e invece spesso si è parlato dell'eredità lasciata da Marchionne, alcuni hanno giudicata positiva, alcuni negativa, che a seconda dei ruoli e delle posizioni ricoperte. Se me lo chiede a me, io non posso che essere sulla parte positiva, poi qualcun altro può dire desiderio negativo, ma io ci ho lavorato 10 anni insieme, quindi so benissimo cosa vuol dire. Sì, lui si è impegnato totalmente su questa roba qua, proprio ha lasciato tutto per questo, quindi il riconoscimento glielo si deve dare. E quindi, cioè, la giudica positiva, e quali sono gli insegnamenti migliori? Il cambiamento di velocità. Io ritengo che il cambiamento di velocità, perché poi un'azienda più tradizionale come era la Fiat non seguiva con una velocità i cambiamenti del momento, la globalizzazione, tutte queste cose nuove che sono arrivate, quindi che non ti permettevano più di tenere, come per l'auto, facciamo l'esempio dell'auto specifica, dove il grosso aveva il mercato italiano, manco quello europeo, quindi qui bisognava allargare, avere prodotti nuovi, sfide nuove, perché poi il mondo globale, dice, in America non c'eravamo solo in Sud America, Cina, India, non c'era.
Sì, c'era qualche cosina, ma poca roba, quindi che non andava nemmeno tanto bene. E quindi da questo bisogna fare una strategia più globale, perché le sfide erano queste, non c'era niente da fare. E per cui, insomma, non è stato un momento facile, devo dire, però con tante soddisfazioni, devo dire. Io, quando ricordo, guardo indietro, dico, beh, insomma, ma cosa abbiamo fatto? Giustamente. E, per concludere, appunto, prima commentavamo che molti di noi sono stati, cioè, sono nati intorno al 2000 e sono stati definiti figli delle crisi. Proprio su questo punto c'è la sfida che lanciamo alla fine della mostra, che è quella: è possibile ricostruire e ripartire? Noi con speranza e fiducia rispondiamo sempre, ma è così. È così, sempre. Sempre. Chiaro che devi fare delle strategie nel momento in cui l'azienda va in crisi, però c'è sempre la possibilità di risalire, sempre. Con sacrifici, però lo devi fare, insomma, secondo me lo devi fare. È un po' come l'Alitalia, adesso io vado un po' oltre, ma se non fai dei sacrifici l'Alitalia pure non la salvi. Poi è così, ma il mondo gira così, anche gira diversamente. Sempre, sono d'accordo.